Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere i 5 componenti che possiamo andare a sostituire sulla nostra bicicletta di bassa o media gamma senza andare a spendere un patrimonio. Perché quando andiamo ad acquistare una bicicletta proprio di bassa o media gamma ci sono dei componenti che sono stati montati non al top, quindi hanno dovuto tagliare leggermente il prezzo su quei componenti che non sono neanche tanto costosi, per fortuna, per far sì che poi quando andiamo ad acquistare il prezzo non è troppo elevato, e quindi sono anche le prime cose che poi ci conviene ad andare a sostituire. Come prima cosa vi consiglio di andare a sostituire i copertoni e le camere d'aria. I copertoni, perché con un copertone migliore abbiamo prima di tutto più tenuta, il copertone scorre meglio, e questa non è una cosa da sottovalutare, perché la ruota alla fine è l'unico componente che tocca a terra quando noi siamo in bicicletta, è quello che poi con una spesa molto bassa ci può far guadagnare diversi watt. La maggior parte delle volte, difatti, nelle biciclette di bassa e media gamma vanno a montare dei copertoni molto basici, e quindi per questo vi consiglio di andarli a sostituire. Ovviamente qui sotto io poi vi lascerò delle alternative di tutti i componenti che vi andrò ad elencare, con qualche alternativa economica secondo me che potete andare ad acquistare, quindi non dimenticatevi di dare un'occhiata alla descrizione del video. Oltre al copertone, altra cosa che si può cambiare sono le camere d'aria. Le camere d'aria che vengono montate sono quelle basiche e quindi pesano tanto, e poi di conseguenza in abbinata al copertone fanno scorrere il copertone diversamente, e quindi per questo ci conviene ad andarle a cambiare. Qui secondo me abbiamo due alternative. La prima alternativa è quella di convertire in tubeless il copertone. Se abbiamo una mountain bike è una cosa che ci conviene ad andare a fare, se abbiamo la bicicletta da strada abbiamo anche la seconda alternativa, che secondo me può essere molto comoda. E più avanti vi farò anche un video a riguardo, perché io da quando ho acquistato la mia bicicletta da strada ho utilizzato il tubeless, però ultimamente sto cambiando idea perché non mi sono trovato così bene che come nella mountain bike, e prossimamente ci sarà anche un video riguardo, vi vado anche a spiegare nello specifico questa mia idea. Quindi l'alternativa è quella di andare a mettere delle camere d'aria più leggere. Ci sono diverse marche che le vanno a fare, le camere d'aria che vanno a mettere sono molto leggere, le troviamo dai 20 ai 40 grammi, quindi non pesano niente e pesano addirittura meno del liquido tubeless. E altra cosa, sono delle camere d'aria studiate appositamente che mettiamo all'interno e sono anche molto resistenti, e quindi per questo è l'alternativa che vi direi al tubeless. Con veramente una spesa bassa cambiamo i copertoni alle camere d'aria, guadagniamo in scorrevolezza della bici, in sicurezza perché la bicicletta tiene anche di più nelle curve, e poi ci guadagniamo un bel po' di peso, perché una camera d'aria da 40 grammi la devo mettere davanti e dietro, abbiamo delle camere d'aria che complessivamente pesano 80 grammi rispetto ai 300-400 che peserebbero normalmente con le camere d'aria che vi danno di serie. Quindi con pochi euro alla fine riusciamo a guadagnare quell'1-2 etti addirittura, che non è affatto male, e quindi questo è il primo cambio che dobbiamo andare a fare. Il secondo componente che possiamo andare a sostituire sono i dischi dei freni. Nelle bici di bassa gamma, soprattutto quelle di media gamma, normalmente vanno a mettere comunque il disco del gruppo che è stato montato, anche qua è un attimo da capire in base al gruppo che è stato montato, montano dei dischi comunque di qualità diciamo più bassa e pesano ovviamente anche di più. Per questo ci conviene ad andare a sostituire il disco, andare a mettere il disco di gamma più alta, costerà sicuramente di più rispetto a quello che ci hanno montato di serie, ma andiamo a guadagnare anche qua un bel po' di peso, si parla ovviamente di qualche grammo, ma cambiando il disco davanti e dietro secondo me un etto lo guadagniamo sicuramente. Ma soprattutto la cosa più importante, quando andiamo a cambiare dei dischi abbiamo una frenata più potente, e questa non è una cosa da sottovalutare, perché quando proviamo un disco e quando poi proviamo l'altro, e tante volte anche da controllare le pastiglie che vi montano nelle biciclette di serie, perché tante volte può capitare che la pastiglia che è montata di serie non è quella originale del gruppo, quindi per abbassare ulteriormente il prezzo viene montata una pastiglia più basica che ovviamente costa di meno, e quindi anche poi la frenata non è il massimo. Quindi come seconda cosa andiamo a cambiare i dischi che sono stati montati, un disco anche più bello, mi immagino un disco Durace oppure un disco Ultegra montato su una bicicletta di media gamma fa più bella figura rispetto a un dischio che montano su una bicicletta montata Shimano 105.
Quindi guadagniamo in estetica, guadagniamo in peso e la frenata è migliore. E quindi per questo è il secondo componente che vi consiglio di andare a sostituire sulle vostre bici. Il terzo componente che vi consiglio di andare a sostituire è la sella. Perché andare a sostituire la sella? Questo è un altro componente che nelle bici di bassa e media gamma vanno a montare di qualità più bassa rispetto alla bicicletta top di gamma. Facciamo proprio fatica a trovare una sella in carbonio, ovviamente, perché se la bicicletta non è ad un prezzo altissimo si mette la sella più base che hanno, e tante volte non è neanche una sella comoda, viene proprio montato il modello base di sella. E in questo caso avevo già fatto un video che vi lascio qui in alto a destra, che vi spiego tutti i vantaggi che può avere una sella migliore per voi. Avendo una sella migliore ci cambia proprio la pedalata. Con un budget come di 100-150 euro riusciamo a sostituirla, abbiamo una sella che fa per noi, abbiamo una sella che ci fa guadagnare anche quell'etto che vi dicevo prima, e già contando i copertoni, i dischi e la sella, avendo cambiato questi tre componenti abbiamo già guadagnato quei 3-4 etti, che 3-4 etti poi se vogliamo abbassarli ulteriormente facciamo abbastanza fatica, perché quando abbiamo tutti i componenti che vi ho elencato oggi cambiati e abbiamo componenti migliori che possiamo andare a mettere, dopo andare ad abbassare il peso diventa molto più costoso. Perché se vogliamo cambiare le ruote, qua ovviamente non vi ho detto perché non è un componente economico, per andare ad abbassare 1, 2 o 3 etti di una ruota si spende veramente tanto, dai 1000, 2000, 3000 euro e in su. Quindi per questo sono i 5 componenti questi che vi consiglio di cambiare subito quando andate ad acquistare la bici, oppure metterli nella prospettiva futura per andarli a sostituire. E ora andiamo a vedere il quarto componente. Il quarto componente che vi consiglio di andare a sostituire è la cassetta con la catena. Perché la cassetta e la catena? Per dei motivi molto semplici. Andiamo prima a vedere la cassetta. La cassetta tante volte viene montato il modello base. Il modello base cos'ha rispetto al modello migliore in meno? Ovviamente, come tutti gli altri componenti, il peso. Pesa molto di più perché il componente è diverso. Altra cosa, possiamo acquistare una bicicletta nuova che è una cassetta con una rapportatura un po' troppo limitata. Quindi cambiando la cassetta possiamo decidere noi la rapportatura che vogliamo utilizzare. Un esempio sono io, nella mia bicicletta da strada l'ho acquistata con una cassetta posteriore che era un 11-28 e il rapporto posteriore per me era un po' troppo limitato, e quindi poi sono dovuto andare a sostituire la cassetta con un 11-32, e quindi questo può essere uno dei primi motivi. E l'altro motivo è proprio quello del peso. Guadagniamo un bel po' di peso, cambiamo solo la cassetta, e i rapporti poi posteriormente, quando andiamo a cambiare da cassetta a cassetta, cambia anche la fluidità. Con una cassetta di gamma più alta, la cambiata poi è anche più fluida. Quindi questa è una cosa che non è da sottovalutare e è una cosa che vi consiglio di andare a cambiare direttamente. Sapete poi che con una cassetta si riescono a fare comunque un bel po' di chilometri, quindi una o due stagioni, dipende anche in base a quanti chilometri andate a fare, da quando la comprate ve la portate dietro, quindi non è un grossissimo problema secondo me. E quindi per questo vale la pena di andare a spendere un po' di più. Poi se in caso avete quella cassetta da parte, quella che avete sostituito dalla bicicletta nuova, potete sempre in qualche modo andarla a riutilizzare. O se avete un rullo, o se avete una ruota di scorta che la utilizzate solo nei momenti peggiori, tipo quando forate, non riuscite ad andare a cambiare la camera o rompete la ruota, oppure se proprio non ve ne fate niente potete anche venderla. E la catena, l'altro componente da sostituire, la prima cosa che andiamo a guadagnare in questo caso è la fluidità. La fluidità soprattutto nella cambiata, ma nella pedalata. Una catena di gamma più alta scorre molto meglio. Anche qua è stata una cosa che sono andato a fare nella mia bicicletta. Dopo pochi chilometri che ho utilizzato la mia bicicletta da nuova, sono andato a sostituire la mia vecchia catena, anche se non era usurata, per andare a mettere un modello di gamma più alta. Ho messo una catena oro che è anche più bella quando poi la andiamo a vedere, ma oltre alla parte estetica sono andato a guadagnare soprattutto nella fluidità di pedalata e di cambiata. E poi una catena di qualità più alta dura anche di più rispetto ad una catena di gamma più bassa. E ora andiamo a vedere
l'ultimo componente che vi consiglio di andare a sostituire, che è il nastro manubrio. Il nastro manubrio perché in questo caso andiamo a guadagnare in comodità. Abbiamo la possibilità di andare a scegliere il nastro manubrio che vogliamo, quindi se noi vogliamo uno che è più comodo rispetto a quello che ci dà il costruttore di base, lo possiamo andare a mettere con veramente pochi euro. E se poi il nastro che ci mettono non ci piace perché è scomodo e perché è brutto, possiamo andare a metterne uno più bello. Anche qua è stata una cosa che ho praticamente fatto subito io nella mia bicicletta, perché quello che era stato montato non mi piaceva tantissimo perché era leggermente duro, l'ho sostituito con uno più morbido e molto più bello da vedere, con una spesa praticamente irrisoria di 20-25 euro. Sono andato a montare un Supercast tutto nero che è molto carino da vedere e anche molto comodo, e quindi per questo è una delle cose che vi consiglio di andare a fare appena andate ad acquistare una bici. Poi anche qua può capitare che acquistate una bicicletta e vi mettono comunque un nastro comodo e bello da vedere, e in questo caso non avete problemi. Sono dei piccoli dettagli che siamo andati a sostituire sulla nostra bicicletta, ma sapete che i dettagli tante volte possono fare la differenza quando andiamo a mettere una bicicletta. E detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima!